Mutina è la storia di un'interruzione. È un'interruzione perché l'azienda di famiglia da cui io sono partito, io ho deciso di vendere le quote di questa azienda e di acquistare Mutina 10 anni fa. Quindi per noi quella è un po' l'interruzione, la fine di una storia e l'inizio di un'altra. Anni fa l'idea di costruire un percorso rivolto al design. Stasera in particolare siamo molto felici perché infatti si sente anche dalla voce che non ho più, perché sono venuti a trovarci tutti i nostri designer per il nostro compleanno, quindi è una bellissima serata particolare, insomma. Sai, da noi ormai l'abbiamo ripetuto tante volte come nostro, cioè, you can only work with people you like, nel senso che l'idea è di lavorare con le persone che ami, perché soltanto con quelle riesce a realizzare delle cose interessanti, molto belle, molto importanti. I nostri designer sono un po' la chiave di questo, nel nostro racconto di questi 10 anni sono quelle che in qualche modo hanno raccontato il nostro lavoro meglio di tanti altri. Questo è quello che è successo. Il pensiero è stato quello di cercare delle persone che facessero design, che facessero ricerca. Non necessariamente, sai, in ceramica non l'aveva mai fatto nessuno, quindi era difficile capire un attimo quale poteva essere o meno il designer migliore per noi. Alla fine il gruppo che abbiamo scelto e che loro in qualche modo hanno scelto noi hanno tutte queste caratteristiche. Ci divertiamo tanto insieme, lavoriamo tanto, un lavoro, come dice Patricia, a quattro mani, profondo. Se cambierei qualcosa, no, perché è stato tutto vero, per cui sai, è stato tutto pieno di passione, spontaneo, per cui da Quito ti rispondo di no. Poi non so, magari se mi fai riflettere, magari trovo tante di quelle cose che cambierei.